Partendo da questa festa simbolica che un po', no, chiude l'estate da un punto di vista anche commerciale, perché tante attività hanno chiuso per ferie, oggi è tutto riaperto, che settembre ci dobbiamo aspettare? Ma un settembre che vede quest'ultimo scorcio di anno ancora un po' in difficoltà, ma sicuramente le imprese stanno con resilienza cercando di affrontare le crisi che esistono, a cominciare ovviamente dall'alto costo della vita e quindi anche dalle difficoltà nella catena del valore, l'approvvigionamento della logistica, delle materie prime, però e soprattutto anche direi del personale. Nonostante che sia cresciuta l'occupazione, ancora non si riesce ad agganciare alcuni profili professionali che sono indispensabili per la produzione nei nostri distretti. Però c'è tanto ottimismo, siamo venuti fuori adesso ovviamente dalla fiera Orafa di Vicenza e quindi in qualche modo abbiamo registrato, insomma, un interesse ancora importante sui nostri prodotti, sul Made in Italy. C'è ovviamente il settore della moda che in questo momento è un po' in difficoltà, ma la ripresa comunque non tarderà ad arrivare, perché siamo convinti che nel momento in cui anche il contesto geopolitico sia un pochino più tranquillo e quindi anche le elezioni americane diano una positività anche in quello che può essere la certezza dei mercati, credo che le nostre aziende saranno sicuramente in grado di continuare a produrre come hanno sempre prodotto in maniera importante, soprattutto ad esportare le loro manifatture con successo, direi.